Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, molto raffreddato, e questo è Surviving Mars. E devo iniziare, innanzitutto mi sa che devo abbassare un po' la musica, così sono sicuro che mi sentite bene bene bene. Sono un po' malaticcio, quindi abbiate pazienza se starnutisco, tossisco o cose simili. È un gioco, l'ho provato giusto ieri, senza fare il tutorial mi sembra un po' difficile capire qual è l'ordine delle cose da fare, quindi proviamo a fare i tutorial. Così sembra. Beh, spero che vi piaccia il gioco, nel caso fatemelo sapere nei commenti. Benvenuti su Marte, ok. Dobbiamo riempire di carburante di nuovo il razzo, così possiamo rispedirlo verso la Terra. Hints, okay. Such as this one, will appear throughout the training process, giving useful information on how to advance in your current tasks. Ok, mi sa che il gioco è solo in inglese. You need to master the camera controls and familiarize yourself. Beh, il classico coso della telecamera. Ok, ta 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 ta. Ok. Now it's time to land your first rocket. Facciamo atterrare il razzo. With the rocket selected, designate a landing site on the indicated location. Ecco qua. Andiamo vicino già del silicio, credo. No, cemento. Concreto e cemento. E atterrano i nostri primi robottini. Prima di far arrivare le persone abbiamo i robottini. Un bel po' ne abbiamo tra l'altro. Guardate che bellini. Piccolini! And we have touchdown. The rocket has landed on Mars. Ok, dobbiamo raccogliere 5 di metallo. Quindi dobbiamo fare un deposito. Noi mi dice di metterlo, possiamo mettere un po' dove vogliamo. Mettiamolo qua vicino, va. Ok. E vanno da soli a raccogliere le risorse, perché sono molto bravi e disciplinati. Andiamo avanti veloce. Ecco qua. Our rocket carries valuable resources that will be essential for the construction and maintenance of the colony. Dobbiamo fare un deposito universale qua vicino, così che svuotano anche le cose che ci sono sul razzo. Ok, dobbiamo fare una miniera per raccogliere il cemento. Così. Well done. Ok. Now observe how the drones will carry all the resources to the site. And then construct the concrete extractor. Con l'aereo ho girato l'edificio. Adesso aspettiamo che costruiscano. Sto andando già alla velocità massima. Guardate come si allungano le ombre. Ho fatto molto bene le dune di Marte. Sobbalza quando zoom, chissà perché. Serve un po' di metalli e un po' di macchinari. Vabbè, alziamo la priorità, ma tanto è l'unica cosa da costruire. Aia. Quindi questi sono i depositi di metallo. E non li vedete quando state atterrando. Però non hanno l'icona. Però insomma vedete le rocce nere. Sono i depositi di metallo. Dobbiamo attaccare all'energia. Quindi dobbiamo fare un Stirling Generator che funziona per magia, penso, non so come funzioni. Lo mettiamo qua. Connect the Stirling Generator and the concrete extractor using a power cable from the build menu to power up the extractor. Ok. No, volevo capire che tipo di come faceva a generare energia, perché abbiamo i pannelli solari che usano il sole e le pale eoliche che usano il vento. Questo usa la magia. No, non lo so cosa usa. No, io mi più veloci, questi stanno impazzendo. Guardate, guardate, cosa sta facendo? Sta prendendo fuoco. C'è i miei robot che vanno a fuoco. Dai, dai, costruite, non andate là.
Non mette costa io. Non ci ha dato la priorità più alta che esista, ma non lo stanno facendo. Stanno gigioneggiando, smettetela di gigioneggiare. Dai, questo lo viene motivato. Vai, costruisci! Waste rock is a byproduct of all extractors and is best stored at designated locations. This way you can ensure that it will not be in the way of future construction. Ok. Allora, produciamo dei detriti. Dobbiamo fare un deposito per questi detriti. Allora, questo è quello per il cemento e lo mettiamo qua. E poi dobbiamo fare quello per i detriti. Eccolo qua. Drones will pick pending tasks on their own within the range of the drone controllers they are assigned to. Ok. Allora, i robot, questi robottini qua, sono assegnati a un capo, diciamo, che in questo caso è l'Erazzo. Possiamo fare anche noi un robot capo, però dobbiamo costruirlo prima, così lo possiamo mandare in giro. Ok. E anche questo deve essere collegato all'energia. Facciamo subito il cable. Stanno facendo un po' quello che vogliono in effetti, Drones run on batteries. Ok, però ce l'abbiamo fatta. Quindi vanno caricati i droni. Fortunatamente il drone hub che abbiamo costruito ha due stazioni di ricarica. Può essere che ne dobbiamo costruire di più, se abbiamo altri robot andando avanti. E invece no, ce li fa costruire già adesso. Perché sì, meglio costruire già adesso. Ok. Maintaining a steady supply chain between Earth and Mars is essential, especially during the early colonization stages. Dobbiamo ottenere il carburante e raffinarlo. Ok. Mostro il vaporetto e fuori raffinery. Ci dice lui cosa costruire. Abbiamo questo. E fuori raffinery. Ovviamente dobbiamo mettere i cavi. Sì, no, è obbligatorio fare il tutorial. Non potete arrivarci per intuizione, che bisogna fare tutti sti giri. O almeno, io non l'avevo capito. Avevo iniziato a costruire cose a caso e niente, non andavo avanti. Vediamo se essere vicini basta per essere attaccati. Sembra che non stia prendendo energia, strano. We don't have sufficient power for all. Ok, dobbiamo costruire un'altra centrale energetica. A system of pipes is used to deliver resources. Dobbiamo costruire i tubi adesso. Questo penso che starà tipo lì della zina e poi viene convertito and the drones will begin to deliver the fuel to the rocket. Ok, adesso il razzo verrà riempito di carburante. Nel tutorial ne ha bisogno di meno, 5 invece che 60, per tornare indietro. Vai fueling, eccolo qua. Gli cambiamo la priorità, così dovrebbe andare più veloce. Siamo già alla velocità massima, qua abbiamo ben 12 robottini. Che belli. In alto possiamo vedere le risorse, abbiamo 66 di metallo, 34 di cemento, non abbiamo cibo, non abbiamo soldi.
Abbiamo anche delle risorse avanzate, tipo i polimeri, elettronica, parte di macchine e carburante. Che è quello che ci serve, se siamo già a 2, stiamo andando bene. Piano piano riusciamo a far partire il nostro mitico razzo, così porterà, non lo so, dei civili, non so cosa porterà, lo scopriremo solo vedendo. Dai, un po' di pazienza, ok, lanciamo, ops, lanciamo. Ui! Posso andare avanti veloce. Il nostro razzo è partito. Va bene, ci ha abbandonato così. Congratulations. You have finished the first tutorial. E questo conclude il primo tutorial. Grazie per averci seguito e come al solito, se vi è piaciuto il video e se vi stiamo simpatici, mettete mi piace, commentate, condividete e cliccate sulla campanellina per non perdere i prossimi entusiasmanti video. Ciao!